siamo con il pilota Lorenzo Mossucca, giusto? Mossucca, sì, certo. Intanto dove arrivi? Da Melfi, provincia di Potenza. Terzo slalom qui, Oppido Mertina. Qual è, diciamo, questa è la tua macchina intanto, sì. Ecco. Come nasce questa passione per... Guarda, è una passione che c'è da piccolo, già dall'età di 8 anni che corro con i Go-Kart. Ho fatto diversi campionati regionali, ho fatto anche poi l'italiano Formula 3000, con una Formula 3000, quindi in salita. Sono un paio d'anni che poi ho lasciato un po' questa passione e l'ho ripresa di nuovo nel 2015, perché era deceduto mio padre e quindi ho ripreso di nuovo questa passione. Ecco, oggi siamo a sabato, domani ci sarà la gara. Cosa vorresti raggiungere? Ecco, domani qual è il tuo traguardo che vorresti raggiungere? Guarda, innanzitutto sono venuto qui per questa gara, per gli amici che sono venuti, perché io organizzo una gara a Melfi, nella mia città, per il memorial di mio padre. Quindi sono venuto a ringraziare loro che mi hanno invitato qui e di passare una domenica diversa. Poi il risultato si vedrà domani sera. Ecco, la Basilicata è qui con la scuderia Melfi sì, Corse. Melfi Corse. Ecco, sì. Ecco, slalom, terzo slalom qui, città di Oppido Mertina. Sì, siamo venuti a vedere questo slalom, siccome siamo venuti due amici di qua, da noi a Melfi, il 5 maggio, abbiamo fatto la promessa di venire, perché giustamente sono venuti loro al nostro paese, la nostra gara che abbiamo organizzato con l'SD Melfi Corse, e l'abbiamo promesso di venire. Sinceramente, guardando il percorso, è abbastanza bello, penso che veramente domani ci divertiremo. Alla fine non mi trovo pentito di venire qua. Che risultato vogliamo portare a casa domani? Speriamo il migliore, al podio più grande, più alto. Andiamo adesso a descrivere un po' la macchina. Questa è una Fiat 127, sì, sì. Elaborata naturalmente. Sì, questa qua è una 127 2SH, sarebbe con motore e motocicletta, un Kawasaki 1200, guida centrale, macchina veramente divertente, bella. Spero solo che domani va bene la macchina, che non la esco quasi mai la macchina per altri motivi. Comunque spero che andrà bene tutto qua. Come gara. Nasce questa passione? Questa passione è nata da tantissimi anni, io dal 2005 che sono in mezzo a questo mondo di corse, tramite un mio zio che già da anni andavo dietro di lui quando ero piccolo, sai, e la passione era sempre di più. Alla fine ho ottenuto sempre la 127 io, dal 2004 fino ad oggi, però oggi ce l'ho motore muto, prima non era motore muto, e la mia passione è questa, pure che ho tanti sacrifici che fai, ogni tanto la devi fare la gara, se no stai bene. Anche la scuderia Piloti per Passione domani reggerà, ecco, in questo tratto slalom di Oppido Mertina. Sì, praticamente siamo alle ultime battute per quanto riguarda le verifiche sportive, le incombenze, diciamo, sportive e tecniche, e quindi mi pare di capire, ora ho sentito che siamo arrivati a un numero ragguardevole, speriamo che domani, al momento mi pare siano 50 verificati, ancora un po' pochini, ma siamo fiduciosi che domani almeno un'altra 20-30 macchine le aspettiamo. Ecco, andiamo almeno tecnicamente, la verifica cosa consiste, ecco, per noi che non sappiamo questo sport? Sì. Si comincia appunto il sabato pomeriggio con le verifiche sportive e tecniche, praticamente c'è il controllo dei documenti, delle licenze, delle validità in genere, e poi delle verifiche delle vetture, soprattutto basata sulla sicurezza, perché poi sulla tecnica, sui motori, sulle varie altre cose, in caso di reclami, poi sarà il dopo gara. Oggi si basa solo, ripeto, sulla sicurezza, i lavori sono basati sulla sicurezza delle vetture. Ecco, Piloti per Passione è sempre presente in tante manifestazioni, ecco, di gare, ecco, un'associazione, possiamo dire, importante nel sud Italia. E la nostra scuderia, come ormai negli ultimi anni avete visto, vedete, sapete, organizza 4 gare, delle quali 2 di Coppa Italia, quindi un notevole traguardo, diciamo, ma che ci prefissiamo di superare, di portare qualche altro titolo l'anno prossimo, trofeo, e poi via via più su al campionato. Ci speriamo, vediamo. Poi
Diciamo che la scuderia l'anno scorso ha portato qui a Reggio due titoli italiani, due titoli di TVM, una Coppa Italia, l'assoluto di scuderia. Ci siamo dati veramente da fare. I ragazzi sono stati un orgoglio per la Calabria, soprattutto. E anche con queste iniziative promuovete anche il territorio, perché oggi siamo a Varapò, domani siamo a Oppido, ecco, si promuove anche il territorio perché si fa conoscere chi viene qui, questi territori. Ecco, prima abbiamo sentito Melfi che erano presenti qui. Sì, ma infatti anche noi siamo stati in Sicilia, siamo stati in Puglia quest'anno e poi in tutta Italia con i nostri campioni in carica che cercano di bissare anche quest'anno il successo dell'anno scorso. E, il territorio sicuramente per noi è per tutti credo cosa importantissima, perché queste manifestazioni oltre che farlo conoscere lo promuovono in senso per tutte le attività turistiche alberghiere, ma insomma per tutti sicuramente porta notevole beneficio. E poi l'obiettivo principale chiaramente poi è la passione che ci lega a questo sport, la nostra scuderia Piloti per Passione, che oggi con l'arrivo di nuova linfa proprio in questa occasione con altri sei piloti che si sono aggiunti nelle nostre file, sicuramente una delle più grosse realtà qui. Bene dottore, noi intanto per adesso per oggi lo salutiamo, ci vediamo domani mattina, c'è altre news prima della partenza di questi veicoli che faranno un percorso di quanti chilometri sono. E siamo con il presidente di Mamertina Racing, con Salvatore Lipari. Ecco, domani si dà via a questo terzo slalom città di Oppido Mamertina. Sì, domani mattina diamo il via a questa nuova partenza, che è il terzo slalom che stiamo facendo, il terzo quest'anno. Siamo tanti piloti che ci sfidiamo in queste salite di montagna dell'Aspromonte. È bellissimo, sono felice che abbiamo avuto tanti piloti e li ringrazio di cuore. Prima per la vigilanza e l'affettuosità e l'amicizia, perché secondo me prima viene l'amicizia e poi viene la gara. Tutto si basa sull'amicizia. Li ringrazio che sono venuti da lontano proprio per farci onore a Oppido, come noi d'altronde andiamo da loro per fare onore ai suoi paesi, ai loro stessi. Speriamo che domani vada bene, che tutto proceda anche con il meteo bene, sembra di sì. Stasera facciamo una grande festa. Ecco, diciamo che noi domani poi la sentiremo di nuovo per darci un po' di news della gara, prima inizio della gara. Però adesso l'accoglienza del paese dei oppidesi e dei calabresi, ecco, dare il benvenuto a chi arriva qui questo sabato con questa crispellata di tutto e di più, ecco. Allora, il paese sì, di Oppido Mamertina è molto ospitale con le persone che vengono da fuori, l'abbiamo dimostrato in queste settimane, l'hanno dimostrato i nostri cittadini di Oppido, le amministrazioni che ci sono a Oppido Mamertina, che sono molto sensibili a questa premiazione di cose. E poi siamo ospitali come DNA, noi siamo questi. Ecco, se il nostro operatore si gira, ecco, vediamo lì intanto le signore, i volontari che stanno prestando, come dicevamo prima, per questa zippolata, ecco, crispellata, zippolata. Sì, è vero. Io per me ho cercato di creare questa situazione di una zeppolata, perché la gara per me è domani. Chi non mi conosce sa che io è degli anni 80 che corro in macchina, quindi non è che sono un novello. Però dopo tanti anni di esperienza, per me è fondamentale che venga prima il sociale, divertimento, allegria, levarsi due pensieri dalla testa e poi domani ci confrontiamo nel percorso. Per me è questo. Bene, intanto noi lasciamo il presidente e ne parleremo domani mattina, inizio gara, ma andiamo a sentire chi lavora per noi per stasera per darci questa crispellata. Intanto conosciamo il signor Nino Ranieri da Oppido Mamertina, panettiere. Panettiere, ecco. Qua vediamo questo pane che è ottimo. Questo è fatto naturalmente farina, acqua, lievito naturale. Lievito madre. Chilometro zero, da produzione al consumatore, direttamente. Questa è una ciabella da quanti chili? Da 3 kg circa. Mentre l'altro da un chilo. Mentre la siamo qui, questo è un impasto. Lo stesso impasto del pane. Solo stiamo facendo le zeppole, è sempre lo stesso impasto, lievito madre, farina naturale, acqua, lievito, tutto. Queste sono le ragazze che stanno preparando. Sì. Queste signore che friggono, ecco queste qua. Questa è la signora, quanti chili già siamo? Non ho idea, penso sui 20 kg di pasto abbiamo fatto, non abbiamo ancora terminato ma sono sui 20 kg di impasto.
Beh, non c'è altro che andarle poi a degustare e poi tiriamo le somme, ecco, diciamo. Signorina, stiamo dando il via a degustare questi prodotti. Ecco, intanto ci incuriosisce questa. Questa che cos'è? Questa è la pizza, non la pizzetta, è la pizza quella coperta, quella tradizionale. È fatta. La pittachina, potremmo pittachina dire. È fatta con scalora, olive, acciughe e pomodorini. Questa è quella casareccia, quella che facevano una volta nei forni a legna, le fanno pure ora, ma di solito i ragazzi mangiano solo le pezzette, queste pezzette che vendono. Questa è la propria, quella tradizionale. Tradizionale che c'è la cosa. Esatto. Quindi dopo questa passiamo qui e là abbiamo le bruschette con... Con l'anduia, l'anduia di Spilinga, anduia d'occhi numero uno, poi abbiamo le bruschette con i pomodorini, peperoncino, arigono, aglio... Poi il pane condito con un buon olio qui del territorio, di olio extravergine, io ho pure il frantoio, ecco, esatto. Poi con le zeppole che abbiamo visto prima, le zeppole e le zeppole, le crispelle, quindi possiamo dare, a questo punto possiamo dare il via per andare a degustare, perché no, ciò che lei ha preparato. Tutti gli amici possono mangiare tutti gratuitamente. Buongiorno amici, ieri eravamo a Varapodio per la prima parte dell'arrivo di questi piloti che stanno arrivando non solo dalla Calabria ma da tutte altre regioni d'Italia. Intanto presentiamo anche la nostra conduttrice Dominga. Benvenuti a tutti i nostri telespettatori. Bene Dominga, noi adesso ci dobbiamo dividere con le telecamere per andare a sentire un po' i protagonisti di questa, di questo terzo slalom città di Oppido Mamertina. Vediamo cosa riusciamo a catturare, anche perché io da parte mia di sport proprio non so nulla. È la prima volta anche per me, Graziano, però è un'esperienza nuova. Comunque non c'è altro che andare a sentire i protagonisti come abbiamo fatto prima per vedere... Carpire un po' le emozioni che stanno vivendo prima di partire. Esatto, quindi non c'è altro che andare a sentirle. Bene avvocato Barca, finalmente è arrivata questa sana competizione che vede protagonista Oppido Mamertina. Sì, ringraziando di Dio quest'anno siamo riusciti a, di nuovo a mettere in campo questa bellissima manifestazione per la terza edizione. E questa mattina in di partenza ci saranno circa 80 vetture e il tempo speriamo che tenga fino a mezzogiorno, almeno non dovrebbe portare nemmeno precipitazioni, e quindi che dire, speriamo di divertirci, che sia una bella manifestazione sportiva e che vinca il migliore. Andiamo a conoscere un po' i protagonisti. Lei è il presidente della scuderia? Della scuderia Crono Racing. Da dove arrivate? Cosenza. Bene,
ancora una volta con una sana competizione che vede protagonista Oppido Mammertina. Con quale emozione si gareggia ogni volta? Beh, per noi è sempre un'emozione partecipare a tutte le competizioni. Naturalmente siamo contenti di essere qua grazie all'ospitalità dei fratelli Lipari, Salvatore, Antonio Lipari, Toto Lipari, anche un socio della nostra scuderia, e lo ringraziamo per averci con qui. Siamo in forza qua con 7 piloti, è una gara sempre bella, è arrivata alla 3ª edizione. Qui con me c'è uno dei competitor, Ottaviano Verta, che corre nella Racing Start Plus, e cercheremo di fare bene per questo sport. Andiamo un pochino a scambiare qualche parola anche con il pilota. Cosa significa essere pilota e che emozione si prova? Sicuramente è sempre un sogno, nel senso, poi quando lo si fa lo si capisce, perché altrimenti non è facile capirlo. Oggi siamo qui per premiare l'impegno degli organizzatori, perché hanno fatto un lavoro davvero straordinario e tutto ben curato, e quindi la nostra presenza credo sia un premio adeguato a questo impegno. Ce la mettiamo tutta e vediamo cosa riusciamo a fare. Incontriamo un altro pilota, lei a quale scuderia appartiene? Io alla scuderia Generation. Da quanto tempo gareggia? Da sono 10 anni. Essere pilota, gareggiare, che emozione trasmette? Si trova abbastanza emozione, cioè. Specialmente quando si cammina un pochettino veloce, allora c'è emozione, c'è tutto, c'è puro, come te dire, l'adrenalina al massimo. Sì. Come è nata sta passione? No, io facevo il meccanico, allora facendo il meccanico è venuta una passione di fare una macchina di corsa, motore elaborato, per poter camminare, per poter fare la gara. E poi il fatto anche di allestirla in un certo modo la macchina, da cosa dipende? Questo dipende dalla carrozzeria. Un buon carrozziere allora si è messo e ha fatto tutta la macchina come la doveva fare. Io come meccanico ho fatto il motore, perché è un mestiere che mi piaceva, e allora ho preparato il motore e tutto. Perché uno che non è meccanico non conviene avere una macchina di questa, perché è troppo costosa. E Arsenio Lupin come mai è stato messo? Un mio nipote l'aveva, l'ha visto sulla televisione, dice: oggi ci mettiamo un Lupin sul corpo. E mettiamoci un Lupin, ci abbiamo messo un Lupin, Zazà, Kojak. Perché uno poi la personalizza come vuole, sì, giusto? Sì, poi ognuno poi ci mette quello che vuole nella macchina, sì. Però questo è un simbolo bellissimo che non ce l'ha nessuno, e allora l'abbiamo fatto noi. Andiamo a conoscere un altro pilota, il nome? Filippo Spanò. A quale scuderia appartiene? Appartengo alla scuderia Piloti per Passione, capitanata dal dottore De Nisi. Vengo da Reggio Calabria, questo è il secondo anno che partecipo allo slalom di Oppido, una ottima manifestazione organizzata da tanti amici. Speriamo insomma che le condizioni anche meteo ci consentano di passare una giornata puro divertimento. Dove c'è una sana competizione? Sì, certamente. Infatti io corro con una bicilindrica 700 gruppo 2, è una categoria abbastanza partecipata, infatti ci sono tanti amici con altri 126 500. Vedremo, perché vinca il migliore. Sicuro. Ma come nasce questa passione per divenire pilota? Ecco, a te com'è nata? La passione nasce, diciamo, in famiglia con mio papà, che lui è meccanico, però da tanti anni insomma ha partecipato anche lui alle gare, e così a un certo punto insomma ho iniziato anche io a seguire il papà. Sì, a seguire, a continuare la tradizione, ecco, di famiglia. Beh, continuiamo a conoscere i piloti che gareggeranno questo slalom. Il suo nome? Sono Gianluca Lia. Da dove arriva? Da Catanzaro io. Catanzaro, sì. Da quanto tempo gareggia? Sono 4 anni circa, sì, 2015. E come è nata questa passione? Da piccolo proprio, ho avuto sempre questa passione, però a correre un po' più grande, però va bene pure così. A quale scuderia appartiene? I New Generation di Tiriolo, è la scuderia mia, sì. Ma quando si gareggia c'è adrenalina, cosa si prova? Vogliamo trasmettere un po' ai nostri telespettatori molta le sensazioni? E come, per questo corriamo, per l'adrenalina, poi ci si riunisce, perché poi siamo tutti amici, quindi pure per questo. Questo lo sono sport, le gare, è anche questo. Sport, quindi indubbiamente se uno vince o meno, però è l'amicizia questo qua, per questo. Beh, vedo che è già posizionato, siamo quasi pronti? Siamo, sì,
diciamo, in quasi in partenza per la ricognizione della gara di oggi. Siamo a Oppido, quindi dagli amici. Da dove arrivate? Io arrivo dalla provincia di Catanzaro, da Tiriolo, è un paesino, diciamo, in montagna. E a quale scuderia appartieni? Faccio parte della scuderia Vesuvio, che è campana. Bene, vedo che c'è una macchina particolare, la vogliamo un po' descrivere? Vedo che è particolare proprio nel suo genere. Sì, praticamente partecipo con un Alfa Romeo, una 33. Ed è una vettura che ormai sta, diciamo, quasi sparendo, perché partecipo quasi solo come modello di auto a tutte le gare. E oggi finalmente, dopo tante gare, c'è un rivale con lo stesso modello di macchina. Sì. Come mai ha scelto Alfa Romeo? Praticamente in famiglia noi prepariamo le auto e abbiamo sempre preparato questo tipo di questo modello di auto, quindi è una passione da bambino e le preparo da solo. Cioè, praticamente questa auto l'ho preparata completamente sola, diciamo, la parte meccanica poi con mio padre. Però per quanto riguarda l'allestimento, cosa facciamo tutto quanto noi in officina da noi. Quindi sia l'allestimento che sia da pilota, gareggiante. Sì, sì. È una doppia soddisfazione. Doppia. Sì, partecipare, correre, vincere, sapendo di averlo fatto da soli è una cosa che mi gratifica molto. Ma il fatto di partecipare a una gara, è importante vincere oppure solo partecipare? Io vedo la gara come una competizione volta alla vincita, cioè si deve vincere, altrimenti per partecipare si fanno altre attività. A me piace correre, voglio correre per vincere, poi se si riesce bene, altrimenti non fa nulla, fra virgolette, però vincere dà soddisfazione in questo sport, quindi sì, si deve vincere, devo vincere. In posizione deve arrivare oggi? Oggi spero di arrivare primo. Bene, mettiamo bene. Un altro trofeo insieme agli altri. Grazie. Andiamo a conoscere un altro pilota, da dove arriva? Io arrivo dalla provincia di Catanzaro, Tiriolo. E a quale scuderia appartiene? Al team Mediterraneo. Bene, da quanti anni gareggia? È il primo anno che mi sono messo a gareggiare, la prima mia corsa è stata la Lutz Sambucina ad aprile. E come mai è nata questa passione improvvisa? Vabbè, è una passione che ci abbiamo già da piccola, che abbiamo sempre coltivato. E diciamo, siamo di famiglia perché mio fratello ha macchine da corsa ed è da oltre 20 anni che ha fatto la sua prima corsa, perciò ce l'abbiamo nel sangue. È arrivato il momento anche poi di decidere basta, adesso ci mettiamo il casco, la tuta e partiamo anche noi. Quindi di mettersi in pista, di gareggiare. Tra l'altro c'è anche mio figlio, 20 anni. Giovanni? Facciamo arrivare il figlio, visto che... E il fatto di personalizzare l'auto da cosa dipende? Dalla fantasia, dall'estro? Eh sì, ma questa non è la mia personalmente, è una vettura, questo è mio figlio, è una vettura di mio fratello. Buongiorno. Beh, e il figlio che ruolo ha qua? Assistente oggi. Però è lui il futuro dei marchi, un ventenne che noi adesso puntiamo, sia io che mio fratello puntiamo su di lui. Quest'anno abbiamo fatto il debutto con questa piccolina e poi vedremo come, anche perché sono è uno sport molto costoso, impegnativo, che impegna del tempo, del denaro e è tutto. Ma ti hanno trasmesso anche loro la passione o anche tu ce l'avevi da piccolo? Io da piccolino ero iniziato con le macchinine e siamo arrivati qui tramite zio, lui, che mi portavano a vedere le gare già da piccolo. E quando entrerà in gara il ragazzo? No, lui ha già corso, ha fatto la Lutz Sambucina, lo slalom, si è fatto la Gambari, una bellissima gara che è dispiaciuto solamente per i pochi partecipanti, si è fatto la Coppa Sila, non so se voi la conoscete benissimo, la famosa Montescuro, e doveva farsi anche questa, però per impegni di studio a questa ha dovuto rinunciare, e allora quando rinuncia lui ci sarò io ad indossare il casco. Bene, grazie. Conosciamo un altro giovanissimo pilota, il tuo nome? Gaetano Rechichi. Quanti anni hai? 22. Dimmi, com'è nata sta passione? Partiamo subito con la domanda, com'è nata? È da quando avevo 4 anni che coltivo questa passione, ho iniziato a correre con il kart e poi a 18 anni con la macchina da corsa fino ad arrivare al prototipo che corro adesso, che è la categoria più grande, diciamo.
E a quale scuderia appartenete? Pilota per passione del dottore Denisi. Ma questa macchina la vogliamo descrivere? Che macchina è? È una macchina costruita apposta per montare un motore di moto, è uno sport prototipo, la costruisce Ermolli, Suzuki. Bene, bene. Ma per divenire piloti ci vuole, che procedura bisogna seguire? Bisogna prendere la licenza? Vogliamo un po'... Beh, prima di tutto ci vuole la passione. Che l'abbiamo detto che c'è. Prima di tutto, poi ci vuole una licenza apposita. E bisogna superare. Certo, ci vogliono fatti tutti i corsi sulla sicurezza e tutto. Cosa significa per te gareggiare? Bene, gareggiare tutta la mia vita, cioè da quando avevo 4 anni che corro, quindi ho già detto tutto. Ma bisogna vincere o l'importante è gareggiare, partecipare? Io penso che l'importante è divertirsi, se poi avviene anche la vittoria è anche meglio. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Bene, un altro pilota che è pronto per gareggiare, il suo nome? Scaramozzino Carmelo. A quale scuderia appartiene? Alla Mora Racing. Beh, vedo che è una macchina tutta particolare nell'allestimento, vogliamo spiegare un po' il tipo di macchina? Sì, questa è una Fiat Barchetta, hanno fatti pochi esemplari, hanno corso solo in pista, ora l'abbiamo messa a fare gare in salita e gare slalom, non è la macchina mia, è di Arcangelo Modafferi e siamo qui per divertirci. Beh, pilota si nasce o si diventa? C'è la passione dentro, e fin da piccolo ho avuto sempre la passione dei motori e siamo andati avanti. Da quanti anni gareggia? Parecchi, un bel po' di anni. Quindi questa passione ce l'ha da piccolo e continua, permane, l'ha trasmessa anche ai suoi figli? No, i figli sono ancora piccoli, speriamo di no, perché... perché? Mi spieghi? Perché è un po', diciamo, costosa, perché oggi sono arrivati a livelli costosi con le macchine, però so, né dentro di me vorrei che prendessero le orme mie, però come va, non fa niente. Quindi la passione e gli hobby costano in questo settore? Sì, costano, pure uno che viene a divertirsi, però ci sono i suoi costi. Che adrenalina si prova gareggiando? Vabbè, sono adrenaline che è difficile spiegare, però sono belle. Che ha uno che ha la passione per portare le macchine così, nei motori e così. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Bene, conosciamo un altro pilota, il suo nome? Buongiorno, Macri Diego, della scuderia Piloti per Passione. Da quanto tempo gareggia? Ma è da poco, da 2 anni. Avevo smesso tempo fa, poi ora sto riprendendo dall'anno scorso e ci stiamo cercando di dilettare in questa nuova specialità per me che è lo slalom. Ah, perché prima non l'aveva mai fatto? Ne ho fatte pochissime, diciamo, sì. Ho corso in Sicilia, però facevo rally. E che differenza tra rally e slalom? Cosa si prova? È diversa? Sì, in pratica nel rally si sta un po' di più in macchina, ci vuole magari un più affiatamento con il navigatore che ci deve dire la strada, essendo tragitti molto lunghi e non li possiamo ricordare, e basta. Come slalom invece è un po' più corta, però è molto impegnativa perché da pochi secondi, minuti, dobbiamo dare il massimo. Invece nel rally, se c'è un errore, si potrebbe pure rimediare durante la gara, perché dura parecchie ore. Quindi abbiamo spiegato la differenza tra rally e slalom. Cosa si prova quando si gareggia? Io mi rilasso, vi dico la verità, forse sono al mio agio. Al contrario di tanti. Al contrario, perché forse faccio un lavoro nevrotico, allora vengo qua mentre corro, mi scarico. Che lavoro fa lei? Sono un impiegato. Quindi è più pesante di essere impiegato, sì, che correre. Sì, per me sì, forse il mio carattere, però durante le gare mi rilasso parecchio. Quindi conviene sempre fare le gare a questo punto. Sì, sì, anche perché sta pure lontani dalle mogli, allora... No, questo no. Penso che la moglie anche appoggi questa sua passione. Sì, sì, sì. Anzi, un pochettino la teme perché ha paura che possa succedere qualcosa, però no, se non si ha una moglie che ci appoggia siamo rovinati. Queste sono passioni che devono essere appoggiate dalle mogli, anche perché sì, vi ritrovate sempre magari fuori oppure anche ad allenarvi. Dopo allenamento non ce ne vuole tanto, perché essendo uno sport un po' stiamo seduti, allora magari se uno correva in moto avrebbe bisogno più di allenamento, di questo sinceramente come allenamento non ci vuole un po', magari il feeling nei rally con il navigatore per trovare l'armonia giusta, però niente, come allenamento ringraziando Dio ce ne vuole poco, così abbiamo tempo per dedicare alla famiglia. Bene, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Bene, vedo che c'è un altro pilota che sta facendo le prove, vero?
Sì, sì, stiamo regolando le cinture, dato che abbiamo cambiato macchine, quindi vediamo di stare un po' qua dentro. Il suo nome? Frascati Demetrio. Da dove arriva? Da Reggio Calabria. Come nasce questa passione per la macchina, per il correre? Nasce che siamo concessionari da una vita, di famiglia. Poi mio padre correva fino a qualche anno fa e io subito dopo che ho preso la patente, cioè perfettamente dopo una settimana di patente, ho fatto la mia prima gara. Quindi ha trasmesso la passione? Sì, 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 perfetto. Cosa significa gareggiare? Ma significa rilassarsi, tra virgolette, è una cosa che non si può descrivere, è un'emozione bellissima per chi ha, cioè a chi piace. Ma l'adrenalina penso che sia al massimo, sì, quando certo. Si corre. Sì, sì, sì. Cioè, in macchina si deve stare tranquilli e l'adrenalina sale sempre. Che tipo di macchina è questa? Questa è una Fiat 500, cioè una macchina originale, c'è soltanto il roll bar e basta. È nata così, non è una macchina stradale e la stiamo provando. La macchina non è mia, è di Marra, che ringrazio, che me l'ha prestata. Vediamo di farci questo mini slalom. E l'allestimento invece da cosa dipende? Dal carattere della persona che la personalizza? Sì, sì, l'allestimento si può decidere, ci sono varie categorie e uno decide su quale andare in base alle possibilità. Questa possiamo dire che è una macchina originale a tutti gli effetti, c'ha soltanto il roll bar, il sedile e l'estintore, basta. Ma questa passione costa? Costa tanto, c'è chi non capisce, però costa tantissimo. Ma per la manutenzione, da che punto di vista? Mantenere la macchina, gomme, benzina, iscrizione alle gare, non ci danno una semplice coppa alla fine, se arriviamo all'arrivo, se non è meno. Quindi, per te è importante vincere o partecipare? Se vinciamo ci fa piacere, però se non ci accontentiamo. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Beh, un altro pilota già prontissimo perché già il casco. Il suo nome? Leandro. A quale scuderia appartiene? Crono Racing. La sua macchina, vediamo questa qua. Che tipo di macchina è la sua? È una Peugeot 106 Racing Start 1004. Beh, la stessa domanda. Pilota si nasce o si diventa? Ma secondo me è una cosa che c'è già da piccole. Questa passione come l'è nata? Ma già avevo i miei parenti, mio cognato che già correvano, quindi è stata una cosa che mi hanno trasmesso loro. Ma cosa si prova quando si gareggia, quando si è in macchina ad alta velocità? È un'emozione bellissima, indescrivibile pure. Ma si scarica la tensione? Sì, tanto. Bene, in bocca al lupo. Crepe. Beh, vedo che siamo in pieno lavoro, qual è il suo ruolo come ufficiale di gara? Segnalare le macchine che salgono e praticamente aiutare l'altro ufficiale, l'altro mio collega, che sarebbe mio padre, a schierare le macchine di allineamento in partenza. Beh, è comunque un ruolo importante e fondamentale. Sì, molto fondamentale, così uno non esce pazzo, poi attraverso l'aiuto della radio comunichiamo le macchine e cose e via. Siamo quasi pronti per la partenza. Sì, buongiorno. Ci siamo. E intanto quale scuderia arriva? Da Cosenza Corse, da Cosenza. Adrenalina ce l'abbiamo? C'è abbastanza. Ecco, vogliamo vincere, portare un risultato, un buon risultato? Ci proviamo. Lo portiamo questo risultato oggi? Ben venga. Sì. Allora, stiamo dando il via, questa è la prova, giusto? Sì, siamo tutto è pronto, siamo in perfettissimo orario, partiamo, chiudiamo la strada e si dà il via alla gara col giro di ricognizione, a cui seguiranno tre giri di gara vera e propria. Ci siamo lasciati ieri sera, adesso quanto sono i partecipanti, vediamo, sì. Numeroso le autovetture che vediamo qui parcheggiate. Sì, veramente un numero ragguardevole per i periodi, siamo mi pare a 73 verificati, quindi 73 macchine che prenderanno il via di tutte le categorie. Noi abbiamo 31 macchine come scuderia, speriamo bene, in bocca al lupo a tutti. Ci spiego un attimo le categorie come sono formate? Le categorie partono, come vedete, dal gruppo N, il più basso 1150, fino ad arrivare agli sport, alle formula, quindi un via via, quindi crescendo, un crescendo. Possiamo dire una gara ricca quest'oggi? Ricchissima, direi. E quindi facciamo gli scongiuri come sempre, noi che siamo sempre più preoccupati, e speriamo di divertirci tutti. Siamo con il carissimo amico Filippo Crupi, anche tu oggi partecipi a questo terzo slalom città di Oppidum Mertina. Come ogni anno l'appuntamento non si può mancare, sia per la
preparazione che fanno per la strada, che è bellissima, una bella strada, un bel circuito che uno riesce a camminare e ad esprimersi nei modi più belli, e sia per le persone che ogni anno lo rinnovano questo evento che è bellissimo. Ecco Filippo, non vogliamo sapere la tua età perché non lo diciamo, però vogliamo sapere da quanti anni che corri. Dal 72. Quindi 2 e 2 fanno 4. Abbiamo 60, 69 con piacere. Bene, diciamo quanto macchine da corsa, e oltre le macchine che tu sei anche un amatore di auto di vettura d'epoca. Come macchine da corsa io la mia preferita è stata sempre le 500. Ho avuto altre macchine, ma pochissime, una Prince, una Lotus 1000, una 126, però la mia preferita è sempre la 500, perché più piccola è e più bella è. Quindi per me quante 500... ne abbiamo allora, di macchine d'epoca? Di macchine d'epoca abbiamo una decina di macchine d'epoca, perché un po' l'abbiamo tolti. Da corsa questa sola. Che non ho avuto mai, faccio quindi la mia. Oggi quasi con la 500. Con la 500, la vecchia 500 che tanta gente conosce. Ecco, prima di salutarti, che risultato vuoi portare a casa oggi? Di arrivare, il risultato non mi interessa, primo, secondo, terzo e quarto non mi interessa. Quello che mi interessa è fare una bella corsa e divertirmi, perché ormai non posso pretendere più, non ho più 20 anni, ho 70 anni, quindi riesco ad essere qui su questo percorso, per me è già una vittoria. Poi per le persone che ci sono, che conosciamo tante persone, è una cosa bellissima. Carriera automobilistica, Tiriolo 1979, Oppio Lamartina 2019. Bravo. Grazie avvocato, poteva risparmiarsela questa, vuol dire che sono troppo vecchio. Comunque la realtà, questa, la cosa più bella è che siamo tutti uniti, anche dopo 40 anni siamo qua ancora. Io voglio essere subito breve perché dobbiamo partire. Io ringrazio tutti i piloti, tutti i cittadini di Oppio, tutti i componenti dell'amministrazione, di Giurubare e quant'altro ci sia, tutti gli staff, sai tutti, per le palle del quant'altro, ora non possiamo avere prova. Dobbiamo accelerare, ci siamo detti di ieri sera, abbiamo scherzato, oggi siamo sul serio. Complimenti a chi vince, oggi ce la giochiamo, dai, un applauso! Tanti, avvocato, tanti piloti, anche lei oggi partecipa a questa gara, ecco, sì, questo slalom. Diciamo di sì, perché comunque ormai è consolidato il mio ruolo anche da pilota, e quindi mi fa piacere soprattutto che corriamo in casa, di aver organizzato questa bellissima gara, e in bocca al lupo che vinca il migliore, speriamo che tutto vada bene nel migliore dei modi, grazie. Intanto la sicurezza fa il percorso per vedere un attimino se tutto va bene prima di partire. Sì, sì, adesso è partito il direttore di gara per vedere un po' com'è la situazione, dopodiché si iniziano con... Prima innanzitutto la sicurezza. Prima di tutto. Prima poi di il divertimento, tutto, ecco, poi un divertimento. Il divertimento verrà successivamente, consecutivamente. Lei fa parte del... Piloti per passione, e faccio parte sono il vicepresidente del club che abbiamo qui a Oppio Lamartina. E al terzo slalom città di Oppio Lamartina, oggi questa domenica 1 settembre, anche un'azienda leader nel settore degli amari è presente qui a Oppio. Sì, oggi diciamo che siamo presenti da quando è nata, quindi è il nostro terzo anno, l'azienda è a Molocchio, sempre provincia di Reggio Calabria, e abbiamo una serie di prodotti artigianali. Diciamo che è un'azienda che negli anni ha fatto la storia del liquore, ecco. Allora, è un'azienda che è nata nel 1908, quindi diciamo che è probabilmente la prima azienda di liquori in Calabria per quanto riguarda la nascita, e i prodotti vengono fatti sempre nello stesso modo di allora, quindi le ricette sono quelle di allora, tutta la produzione è come allora. Ecco, abbiamo, io dico nuovo, un amaro, questo è l'amaro che voi producete da circa 6 anni. Da circa 6 anni, è un prodotto molto molto semplice, nella sua semplicità molto buono, perché è fatto con finocchietto, alloro e radice di liquirizia. La particolarità è che facciamo un'infusione separata e a macerazione completa li uniamo, quindi alla fine è un prodotto assolutamente unico del suo genere. Bene, dove lo possono trovare questo prodotto? Allora, al di là che anche qui adesso, ma naturalmente nei vari negozi di prodotti tipici, ristoranti e qualche attività commerciale, però piccolo supermercato, sicuramente non nella grande quindi distribuzione. Non fate la grande distribuzione, no, quindi è un amaro fatto bene, perché quando poi ci si va con la grande distribuzione... No, ma anche perché la grande distribuzione incomincia ad essere un prodotto che deve essere conosciuto, altrimenti è normale.
normale che si va dai prodotti più conosciuti al di là della qualità del prodotto. Vabbè, oltre questo amaro però avete qualche liquore storico che fa dell'azienda? Assolutamente sì. Abbiamo lo prendo. L'amaro tedesco che è appunto fatto dal 1908, che è un infuso di erbe. Abbiamo la crema di liquirizia, abbiamo la liquirizia che è fatta con la radice di liquirizia che noi mettiamo a tostare, la maciniamo e non la viene filtrata, quindi un prodotto unico. Ma così come la galassia, che prende il nome dalle famose cascate che sono sempre a Molocchio, che invece è una crema di nocciole tostate e non filtrate, quindi i prodotti sono molteplici. Bene, noi della Graziano Tomarchio Production non consigliamo altro di comprare questi prodotti, perché c'è la qualità, è un'azienda storica, e poi compriamo e spendiamo calabrese. E siamo con il dottore Nino Gulli dell'azienda leader a Reggio e Provincia con la sua attività Clivia Profumi. Ecco, lei è amante, ecco, una curiosità, lei è amante dello sport? Oltre come sponsor ufficiale. Allora, io sono, a parte essere un amante dello sport, ho fatto sempre sport, ma non è questo che mi ha indotto sempre a essere presente nello sport, perché dove c'è sport c'è, a parte la salute, a parte c'è la salute, c'è gioventù. Gioventù in tutti i modi. Infatti sono appena arrivato, ho fatto una foto di una bella ragazza. Abbiamo visto, ecco perché non abbiamo catturato l'intervista, perché ecco, volevamo capire se lei era amante di sport. Ma le cose bisogna prendere al volo, no? Bisogna prendere al volo. E allora dove c'è sport c'è tante ragazze, tante cose, perché crescono sane, crescono, ma questo lo ripeto sempre, non bisogna per forza essere uomo di sport, ma capire, e la politica deve capire dove ci sono questi eventi, a parte il territorio che cresce. E uno sviluppo di Volano per il turismo. Per tutti, infatti ieri sera siamo stati qua e ringrazio il Racing Oppido Martina nella persona del presidente Salvatore Libre, che ieri ha organizzato una bella festa. Una festa di augurio per quello che poteva essere oggi. Abbiamo passato ieri sera una bella giornata e oggi siamo qua di nuovo per assistere a quella bellissima gara, e vedo qua molti partecipanti. Auguriamo che il tempo tenga e tenga, e mi pare che tiene il tempo, perciò possiamo fare a tutti i piloti un in bocca al lupo, perché tutto vada per il verso giusto. Ora una battuta la facciamo per la sua azienda: lei non è nuovo in questa attività commerciale, perché da anni che la contraddistingue per la sua attività. Clivia Profumo ormai è un marchio, è un'istituzione a Reggio, non solo a Reggio ma anche in provincia. Sì, noi siamo presenti anche qua a Gioia Tauro, siamo presenti a Bovalino, siamo presenti a Melo, abbiamo 11 punti vendita, siamo da 35 anni in questo settore, ormai siamo dei veterani. Abbiamo sempre, non fatto pubblicità, ma investito nelle sponsorizzazioni, abbiamo cercato di aiutare le realtà locali a fare sport, a fare attività associazionistiche, perché non siamo quelli che vogliamo prendere dalla società, ma diamo pure, che è giusto dare, che non possiamo solo prendere, dobbiamo contribuire a far sviluppare le realtà locali e tutta la nostra regione e la nostra città. Per finire, dottore Gulli, perché devono venire da Clivia a comprare? Ma noi innanzitutto quello che noi possiamo vantarci è la professionalità. Dei nostri dipendenti, a parte l'accoglienza, e quello è il nostro baluardo. Sul prezzo, sul risparmio cerchiamo sempre di tenerci al massimo, anche perché siamo un leader nel settore, non per vanto, però credo che avremo sempre i migliori prezzi di acquisto. E poi l'accoglienza della clientela. Il nostro motto qual è? È quello che ripeto ai miei collaboratori: i negozi non sono i nostri, sono delle persone che entrano, sono della clientela. I negozi noi gestiamo solo attività aperta al pubblico. Quando facciamo sentire al cliente che l'attività è loro, che entrano e si trovano a trovare a casa nostra, allora il cliente si trova a proprio agio. Passiamo già. Come sai, facciamo le verifiche prima di partire le auto? Sì, praticamente queste sono delle verifiche che comportano la sicurezza dei piloti, se hanno allacciato le cinture, i caschi, che tutto sia perfettamente in regola. Perché noi la sicurezza è la prima, giusto? La prima. Il divertimento è... La prima viene la sicurezza, la prima di tutta, la nostra priorità è sempre quella.
poi che vinca sempre il migliore naturalmente. Per quanto riguarda altre particolari tecniche è una cosa che vedremo sempre dopo eventualmente, ma in questo momento quello che è più importante è che i piloti siano bene sistemati all'interno della macchina con tutti i vari sistemi di sicurezza attivi e funzionanti. Questa che categoria è? Questi sono del gruppo N che stanno partendo, Racing Start e gruppo N. Adesso in particolare dovrei avere l'elenco per vederle perché di fuori si assomigliano un pochino tutti ormai, ma comunque questi sono del gruppo N. Ecco, vediamo uno dei tanti più anziani di questo, diciamo, signor Kruppi Filippo. Signor Kruppi è un anziano degli anziani questo. Lui, se non vado errato, ha iniziato già nel lontano 74 e che continua ancora. Ma con la sua 500 essere... Con la sua fedelissima 500. Bellissima la reaccia quasi. Grazie, grazie. Restare qua in zona. Bene, allora andiamo all'ottava posizione assoluta
che spetta di diritto a Giorgio Corsaro. Giorgino, Giorgino riceve la meritata coppa per l'ottava piazza finale, settimo agli scacchi della classifica assoluta il numero 4 Arcangelo Madaffari. Grazie Arcangelo. Sesto della classifica assoluta Giuseppe Bocchetta. Messi forse, ma siete venuti a saccheggiare, a fare danni proprio. Bene, 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 sesta posizione, andiamo alla top 5, qua i calibri si fanno grossi, signori, molto grossi. Quinto classificato, il numero 26, Eugenio Catizzone. Ritira su delega il nostro Primerano. Primerano, eccolo qui, grazie, grazie nostro Primerano. Quarto classificato agli scacchi di Oppino Mamertina, quarto dell'assoluta, il numero 39, Agostino Fallara. Terzo assoluto del terzo slalom di Oppino Mamertina, il numero 8, Antonino Branca. Applausi in crescendo dobbiamo fare, non lasciamare, riceviamo le ultime curve, dai, impegniamoci. Grazie a Torino. Secondo assoluto dello slalom Oppino Mamertina, anno solare 2019, il numero 2 del Team New Generation Racing, Gaetano Piglia. Premi a Nino Muditi, Piglia Profumo. Un imprenditore veterano e un pilota veterano, insomma una bella commissione, un applauso per queste due figure. Campione regionale in carica, vincitore di classe 1004, di gruppo E2SC, di Under 23, insomma diciamo veramente unplanned, full optional da questa domenica la corsa per lui. Vince la classifica assoluta del terzo slalom di Oppino Mamertina, il numero 1 del team piloti per passione, Gaetano Rechichi. Tiria la foto, tiria la foto. La nostra Rosa Reggio del main sponsor Domes, primo e terzo, Gaetano Piglia secondo, Gaetano Rechichi primo, Nino Branca terzo, il podio assoluto slalom di Oppido, il veterano e due giovani talenti nell'arena bellissima del motorsport.